Carissimi telespettatori, ben ritrovati. Eccoci per un nuovo appuntamento insieme e una nuova scorpacciata di novità provenienti dal mondo dei motori. Questa settimana abbiamo partecipato ad un evento organizzato dalla Casa dei Quattro Anelli Audi, tutto dedicato alla gamma dei crossover Q. E vi racconteremo tutto quello che abbiamo scoperto con immagini assolutamente inedite. In questa prima parte della puntata poi daremo anche spazio alla prova su strada della settimana che ha visto come protagonista la Opel Carl. Quindi direi buona visione. Ti piacerebbe dissetarti con una bevanda gasata al gusto cola? Lasciare appunti su foglietti adesivi riposizionabili? Fare uno spuntino con una crema spalmabile alla nocciola? O cospargere la pelle di polvere di talco e acido borico? Chiama le cose col loro nome. Se dici accendi fuoco, dici diavolina. La lettera Q nel listino Audi racconta una storia lunga 12 anni di successi. Fu scelta nel linguaggio della casa dei quattro cerchi per identificare le SUV, le Sport Utility Vehicle. A debuttare nel 2005 fu Q7, un'ammiraglia grande e potente. Poi arrivarono le più abbordabili come prezzo e dimensioni, nell'ordine la Q5, la Q3 fino alla Q2, che ha esordito nel 2016. D'altronde le previsioni parlano chiaro. Nel 2020 un'auto su tre sarà della tipologia SUV, obiettivo già raggiunto da Audi. Audi ha venduto finora 3 milioni di SUV e 3 milioni di Q. Nel mondo, 1.600.000 di queste sono Q5, capite chiaramente la portata e il livello di importanza di questo modello qua, per cui recentemente abbiamo rinnovato la gamma, abbiamo introdotto una vettura completamente nuova che rappresenta la sintesi di tutto quello che abbiamo imparato in tanti anni di esperienza e soprattutto mette a disposizione una serie di nuove tecnologie che permettono di affrontare il terreno e di affrontare la mobilità in maniera assolutamente rinnovata. Le SUV Audi piacciono perché sono intelligenti. Offrono già una gamma di sistemi di assistenza, dal sensore che avverte se giunge qualcosa o qualcuno mentre si fa retromarcia, all'assistente che blocca l'auto se, mentre si svolta a sinistra, intravede un pericolo di collisione. Per i nativi digitali, Wi-Fi a bordo, pieno di watt per il telefonino a induzione, e ancora il cruscotto virtuale o il sistema di navigazione che fa risparmiare carburante. Marchingegni che fanno fare un salto nel futuro. Un altro pilastro è rappresentato dalla massima efficienza di ciascun modello, assicurata dal peso ridotto attraverso l'utilizzo di innovativi materiali ultraleggeri, dalla sofisticata trazione integrale 4 e dall'incremento di potenza dei motori, cui corrisponde una riduzione dei consumi grazie anche a un'aerodinamica studiata nei minimi dettagli. Allora non sorprende apprendere che le aspettative per il futuro prossimo sono più che ambiziose. Entro il 2019 si prevede il lancio di tre nuove SUV, Audi Q8, Audi Q4 e Audi e-tron, quest'ultima totalmente elettrica, mentre per gli altri nuovi modelli ci saranno interessanti formule di elettrificazione e ibridizzazione. Erede della fortunata Agila, la ricorderete sicuramente, nuova Opel Carl è stata presentata nel 2015, porta il nome del primogenito del fondatore Adam Opel. Le possiamo riconoscere una certa personalità stilistica, anche se non siamo ai livelli della Adam, ma quello che ci colpisce maggiormente di questa vettura è il rapporto tra lo spazio interno e le dimensioni contenute esterne. Parliamo di 386 cm di lunghezza. L'estetica, dicevamo, di questa vettura è già sufficientemente caratterizzata, lo è ancora di più in questa versione ROX. Pensiamo ad esempio al parasassi anteriore, a un paraurti posteriore che non è verniciato in questo caso, e questo la rende un po' più economica anche nel caso di riparazione da piccoli urti. E poi le barre longitudinali sul tettuccio, ma soprattutto questa versione è un po' più rialzata da terra, si parla di 2 centimetri che permettono anche superamento di alcuni ostacoli un pochino più alti e soprattutto di avere anche
una posizione di guida leggermente più rialzata. Tanto spazio all'interno per gli occupanti, ma a pagare dazio è la capacità di carico. Parliamo di 206 litri, non sono molti, oltretutto anche la capelliera va alzata manualmente e abbattendo i sedili si possono ottenere poco più di 1000 litri. Disponibile dal 2016 anche il sistema multimediale IntelliLink con touchscreen da 7 pollici, connessione smartphone e chiamata automatica dei soccorsi in caso di emergenza. Opel Karl è disponibile in una sola motorizzazione, ovvero il 1000 tre cilindri in benzina da 75 cavalli. Oggi stiamo provando invece la versione B-Fuel, ovvero doppia alimentazione benzina GPL, e quindi cavalli ne abbiamo 3 in meno, 72. Il cambio è un manuale a 5 rapporti dagli innesti piuttosto precisi e fluidi. 95 invece sono i Newton metro di coppia, questo rende Karl piuttosto briosa, anche in presenza di consumi assolutamente contenuti, e questo soprattutto nelle versioni con stop and start. La presenza invece del tre cilindri si sente, si avverte davvero poco, vibra poco questo motore, e questo aspetto legato anche a delle sospensioni tarate molto bene contribuisce ad aumentare e non poco il comfort di marcia. I lati positivi sono davvero tanti, a cominciare dall'abitabilità interna della vettura e direi soprattutto per quello che riguarda le dotazioni di sicurezza, sia attiva che passiva. Tanti i sistemi elettronici degni di una vettura di categoria superiore. È davvero molto ben equipaggiata Opel Karl da questo punto di vista. I prezzi per la versione B-Fuel partono da 13.300 euro. Sportività, divertimento e anche tecnologia, questi sono i tre assi su cui vengono costruite le vetture del marchio Seat e il nostro ospite ce n'ha portata una in studio. E quindi svegliamola subito questa novità che abbiamo in studio, si tratta della nuova Seat Ibiza. Pensate, parliamo di un bestseller, parliamo di una vettura con 33 anni di storia alle spalle. E ho il piacere di parlarne con Peter Wini, direttore di Seat Italia. Grazie di essere tornato nei nostri studi, Peter. È sempre un piacere venire qui in studio con voi. E per noi è un piacere di parlare di Seat, ma non solo, ma anche di questa novità che per voi è estremamente importante. In un periodo dove il mercato sta dando degli ottimi risultati, vero? Anche il mercato Seat in generale. Sì, noi a livello globale, anche a livello italiano, stiamo portando il quarto anno successivo di crescita. Allora, in questo periodo il marchio è cresciuto di più del 30% e in Italia del 63%. Anche quest'anno vediamo l'inerzia continua con tutti e due l'Italia e il mondo Seat, che è una crescita di sui 14%. Certo, e questa ulteriore spinta che darà la nuova Ibiza sicuramente consoliderà il fattore vendite. Analizziamo questa vettura, di solito si parte dal design. Sì, Alessandro Messonero, il nostro capo di design, ha proprio portato un'evoluzione del DNA di Seat, e vediamo con questa macchina che ha proprio aggiunto delle belle pieghe, delle curve che continua a maturare il design, del linguaggio design di Seat. Questo è un esempio bellissimo. All'interno la qualità l'abbiamo portato, diciamo, al segmento più alto di quello che si trova normalmente. È anche lì molto chiaro, molto facile all'uso per il cliente, così si trova molto comodo e in controllo nell'interno della macchina. È un'auto completamente nuova, a partire dal telaio. Un telaio che ha una notevole importanza all'interno del gruppo Volkswagen, un telaio dedicato alle vetture di dimensioni contenute. Quanto è importante nell'economia della produzione moderna avere un telaio versatile e che vada a occupare anche magari più marchi, diversi marchi? Sì, certamente, essendo parte del gruppo Volkswagen, ci dà un vantaggio enorme, e noi siamo i primi di utilizzare questa nuova piattaforma. È una piattaforma che migliora la sicurezza.
migliora la guidabilità e l'ambiente della macchina perché è più rigida, ma allo stesso tempo con l'uso dei nuovi materiali alleggerisce anche la macchina. Senza cambiare la lunghezza, abbiamo tirato fuori un sacco più spazio per i passeggeri posteriori e anche nel baule, e poi la macchina si è anche allargata un po' di più. Allora sembra di essere in un ambiente completamente diverso di quello che c'era prima. È una city car. Ibiza è sempre stata considerata una city car, lo è ancora? Sì, rimane una city car nel senso che i sistemi di assistenza guida, per esempio la sicurezza, questi sono aumentati perché dove la parte è trafficata, ma è diventata più flessibile, più adattabile, perché adesso con lo spazio extra può essere facilmente la prima macchina in famiglia, che non c'è il compromesso tra misure esterne e spazio interno. L'aspetto motorizzazioni, è prevista anche una motorizzazione bi-fuel? Ci sono i motori benzina, che sono tutti i tre cilindri 1000, che sono molto più leggeri, economici, ma hanno una guidabilità fantastica. Poi avremo la gamma diesel e per la prima volta in questo segmento aggiungiamo anche il nostro motore TGI, che è il motore metano, 90 cavalli. Riduce in un modo importante le emissioni e poi il consumo e il costo di rifornimento è bassissimo. Ecco, l'auto, quando si parla di nuove vetture, in questo periodo si parla sempre più spesso di connettività. Sì. Quanto c'è di auto connessa sulla nuova Ibiza? Beh, noi partiamo con il full link, che vuol dire che il cliente con il suo telefonino o Android o iOS dell'Apple si può già connettere alla macchina e controllare il telefono con comandi vocali o con l'uso del touchscreen di 8 pollici. E questo è il primo passaggio. Poi c'è il Seat App, che permette l'uso dei dati della macchina a dare informazione al cliente, e questo crescerà moltissimo nel futuro. Sul fronte assistenza alla guida, sul fronte sicurezza elettronica di bordo, cosa propone Ibiza? C'è il proteggio frontale che evita incidenti, riconoscimenti di pedoni, e poi abbiamo portato anche il sistema ACC, allora il cruise control adattivo, che in autostrada, per esempio sulle tangenziali, tiene una distanza costante dalla macchina che uno segue, riduce il stress del conducente, e se per quel momentino dove cambia il canale della radio toglie l'occhio dalla strada, c'è la sicurezza che la macchina si frena da sola. Come avete operato sul fronte costi? Come andate incontro al vostro pubblico che magari, anzi sicuramente, è particolarmente giovane? Sì, noi crediamo in fare Seat accessibile. Allora, i prezzi listino partono da 13.800 euro, ma l'importante è che abbiamo anche delle offerte. Seat senza pensieri, abbiamo creato una nuova offerta per i giovani che non hanno un grande parte di capitale, non hanno una permuta da dare, che è un programma che con 250 euro di anticipo, poi 250 euro di rata mensile per 3 anni, può avere un accesso alla macchina, ma non la macchina di base, è già una macchina a livello style, che è il secondo livello. E incluso in queste cifre c'è l'assicurazione furto incendio per i 3 anni, la garanzia dei 3 anni, la manutenzione dei 3 anni e dell'assicurazione di infortuni per pagamenti delle rate. Ma anche con questo programma, se uno vuole veramente acquistare la macchina, ha l'opzione di farlo alla fine dei 3 anni. Voi avete presentato naturalmente Ateca, il primo vostro SUV, il primo SUV Seat, poi il crossover compatto Arona, e nel 2018 arriverà un SUV un po' più grande, anche da 7 posti volendo. Che cosa possiamo sapere in anticipo di questa vettura? Prima, siamo assolutamente in una fase così intensiva che Seat l'ha mai vissuta in introduzione di nuovi prodotti. Infatti il fratellino della Ateca, che sarà l'Arona, vedremo le foto in qualche settimana.
E poi sul fratellone della Tech, che arriverà alla fine dell'anno prossimo, sarà ai 7 posti, sarà una macchina che ci porta in un segmento diverso, dare l'opzione delle persone che amano essere nella famiglia di Seat di seguirli nel proseguimento della sua carriera o del suo sviluppo personale. E infatti abbiamo chiesto ai clienti potenziali di aiutarci a trovare il nome per questo nuovo SUV. Allora, se andiamo sul sito di Seat Italia, ci sarà la connessione che si chiama Seeking Name, che ci porta a un altro sito dove si può suggerire il nome del nuovo SUV e lasciare i dati per come sarà premiato. Non lo sappiamo ancora, ma sono sicuro che lo sarà. Perfetto. Senti Peter, io ti ringrazio, tante sono le novità e quindi tante saranno le occasioni di avervi in studio con nuovi modelli e speriamo di rivederci presto. Grazie Peter. Grazie a voi. E un saluto naturalmente anche da parte mia. Alla prossima. Continua la raccolta di adesioni per partecipare all'iniziativa Tester per un giorno, ideata e promossa da Safe Drive Automobilismo, il magazine Fuorigiri e Pit Stop Advisor. Con la prossima clip andiamo a scoprire insieme quale sarà la protagonista di questo mese e la modalità di iscrizione per diventare Tester per un giorno. La vettura protagonista di Tester per un giorno di questo mese è la Jaguar F-Type Coupé, sportiva a due posti dalla linea seducente, che punta tutto su elevate prestazioni e una spiccata personalità. Con una gamma motori che spazia dai 360 cavalli del V6 ai 575 del V8, la Jaguar F-Type Coupé concilia soluzioni davvero fuori serie, come la carrozzeria in alluminio per risparmiare peso ed ottenere una più elevata resistenza torsionale, a pratiche funzionalità da classica berlina, come un capiente bagagliaio e sospensioni confortevoli in ogni situazione. Provarla è semplice. Iscrivetevi compilando il form presente sul sito di Safe Drive e sui siti internet dei nostri media partner. La vostra candidatura arriverà direttamente alla nostra redazione e se sarete fortunati potrete avere la fortuna di realizzare un servizio televisivo al volante della stupenda F-Type Coupé che andrà in onda in una delle puntate di Safe Drive e poi caricato sul magazine Fuori Giri nella pagina motori del giornale.it. Ma l'esperienza da giornalista non finisce qui. Avrete anche la possibilità di scrivere e firmare due articoli che verranno pubblicati sul mensile Automobilismo e sul portale pitstopadvisor.com. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. Vi aspettano dopo la pubblicità. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. Una bevanda gasata al gusto Cola? Dei foglietti adesivi riposizionabili? Una crema spalmabile alla nocciola? Chiama le cose col loro nome. Se dici accendi fuoco, dici Diavolina. Segui le tue emozioni e troverai la tua strada. Tu e la strada, una cosa sola. Pneumatici Hankook, partner ufficiale UEFA Europa League. AEZ, pura azione. Yokohama V905. Fenomeni invernali. La sogni perché ti emoziona. La vuoi perché è sicura. Non puoi resisterle perché è straordinaria di serie. Oggi Volvo V40 Diesel D2 ti offre di serie le innovative tecnologie Volvo, come il City Safety con frenata automatica e airbag esterno a protezione dei pedoni. Volvo V40 Diesel D2 Kinetic. Lo straordinario è di serie. Tua da 19.500 euro.
La puntata di Safe Drive continua sull'onda delle emozioni con il Mercedes-Benz Coupé Day, un appuntamento tutto dedicato alla nuova classe E Coupé e alla grande storia della Casa della Stella in questo particolare segmento. Spazio inoltre al marchio Hankook in campo a Stoccolma con i finalisti della UEFA Europe League. Prima però, spazio alle news. Dal suo lancio sul mercato, la nuova Nissan Micra ha subito catturato le attenzioni di molti grazie a motori parsimoniosi e soluzioni tecnologiche di ultima generazione. Ma la caratteristica che forse ha colpito di più i consumatori è stato il design, totalmente rivoluzionato. La nuova Micra non è più infatti da considerarsi come una work car, ma con la sua quinta generazione torna ad essere una vettura disegnata e progettata in Europa per l'Europa. Proprio il design dell'utilitaria giapponese è stato l'argomento trattato nell'esclusivo workshop tenutosi nella sede milanese dell'Istituto Europeo di Design, che ha analizzato come nei suoi 35 anni di storia Micra si sia rinnovata e adattata per soddisfare le sempre nuove esigenze della clientela. Le luci strobo, la musica dance, gli eccessi di un'epoca esplosiva, gli oggetti di lusso ostentati in una riproposizione più frenetica della dolce vita. No, gli anni Ottanta non sono tornati e mai più torneranno, come giusto e logico che sia. Ma per una volta l'incantesimo spezzato si è ricomposto. I mille volti di un periodo per molti versi straordinario sono tornati a riflettersi negli specchi della notte. Il merito di tutto questo è da attribuire al marchio Mercedes, che per il debutto della nuova classe E Coupé ha dato vita ad una serata nella quale i suoni e i colori degli anni Ottanta sono stati assoluti protagonisti. Come si usava dire allora, alla console Faber, storico DJ del locale romano Much More, nato sulla scia dell'indimenticato Studio 54 di New York. Noi vediamo dei chiari segnali di un ritorno agli anni Ottanta, perché questi due periodi hanno grandi similitudini. Si esce, diciamo, periodo in cui si esce dalla crisi, molto faticosamente da lunghe crisi. La gente ricomincia a voler acquistare le cose e a volersi far vedere. E quindi i coupé che tornarono allora, e fu il periodo d'oro dei grandi coupé, delle SEC, dei CE, anche oggi stanno ricevendo molto interesse da parte dei clienti. La colonna sonora di questo cambiamento, di questa similitudine, è proprio la dance music, che in quegli anni ebbe la sua esplosione e sottolineò questa voglia di tornare a divertirsi, di tornare a uscire. La famiglia delle grandi coupé di casa Mercedes comprende oggi la classe C, la classe S e naturalmente l'ultima arrivata, la classe E, modello che ha subito evidenziato linee sinuose e allungate, in una sapiente e soprattutto riuscita combinazione di eleganza e sportività. Rispetto alla versione precedente, la nuova Mercedes classe E Coupé è cresciuta di 12 cm in lunghezza e di circa 7 cm e mezzo in larghezza, guadagnando non solo nell'imponenza dell'aspetto, ma anche nell'abitabilità degli interni. Altri argomenti di grande interesse sono quelli relativi al ricco ed esaustivo armamentario tecnologico e il capitolo destinato alle motorizzazioni, che per classe E Coupé rappresentano un buon equilibrio tra prestazioni di carattere e attenzione ai consumi. La classe E Coupé ha la grande forza che racchiude tutti i contenuti stilistici e tecnologici del top di gamma della classe S, ma unita ai due motori più moderni. Quindi parliamo del motore, in particolare del 220D, quindi un motore 2 litri da 195 cavalli che fa 25 km con un litro, il che significa che nell'utilizzo reale, nella guida di tutti i giorni, fa tranquillamente 20 km con un litro. Con una macchina così potente e di questo peso, beh, è un risultato veramente straordinario. La celebrazione del mito degli anni Ottanta ha consentito di dare ampio risalto al rilancio delle grandi coupé di casa Mercedes, che stando ai primi riscontri e alle prime risposte del mercato, sembrano effettivamente aver riconquistato lo slancio di quell'epoca d'oro.
cosa hanno in comune Hankook e Stoccolma? Entrambe hanno la passione per il calcio. Quest'anno la capitale della Svezia è stata scelta come tappa finale della Coppa UEFA, che ha visto Manchester United e Ajax confrontarsi per alzare il prestigioso trofeo. La vittoria è arrisa agli inglesi, guidati da Mourinho, che ha prevalso con il risultato di 2-0 sugli olandesi. Stoccolma è una delle 5 zone a più rapida crescita in Europa. Una città di circa 900.000 abitanti, mentre circa 2.260.000 persone vivono nella contea di Stoccolma. Anche la casa coreana Hankook è in grande crescita. In Europa, nel giro di pochi anni, ha scalato le classifiche di vendita di pneumatici nel primo equipaggiamento e nell'aftermarket, ovvero quando l'automobilista decide di acquistare un ricambio per gli pneumatici usurati. Di certo l'impegno nel mondo del calcio ha contribuito a farla conoscere agli automobilisti del vecchio continente. Perché il calcio? Semplice. Per Hankook l'intensità e la passione di Driving Emotion è simile alla passione dei calciatori. Le prestazioni spettacolari, gli sforzi incessanti e il lavoro di squadra dei calciatori sono in linea con le emozioni di Driving Emotion che Hankook punta a creare. E si spiega così il motivo per il quale Hankook sponsorizza la UEFA Europa League. Ovviamente non c'è solo il calcio. Hankook è presente in tanti campionati motoristici, dal DTM al FIA F3, dall'Audi Sport TT Cup al Pikes Peak. Il fuoriclasse è lo pneumatico estivo Ventus Prime 3, l'equilibrio perfetto tra prestazioni e sicurezza. Utilizza una mescola di silicio ad alta aderenza, che garantisce una trazione su asciutto o bagnato migliorata e minore resistenza al rotolamento. Inoltre, grazie al rinforzo della cintura con copertura completa senza giunture e alla migliore rigidità e durata della spalla, offre una manovrabilità e una risposta di sterzata migliori. Hankook, alla pari di tutti i team calcistici vincenti, si avvale di stadi che supportano produzioni di alta qualità, come i due stabilimenti ungheresi, e di centri di ricerca, per esempio quello di Hannover, dove le tecnologie, assimilabili alle tattiche delle squadre di calcio, evolvono in sicurezza e performance per fare dei prodotti Hankook i primi della classe. Il numero di giugno della rivista Automobilismo è già in edicola. In copertina troviamo il nuovo crossover a 7 posti Peugeot 5008, che oggi sfoggia linee più moderne e sportive. La redazione lo ha testato nella versione dotata del motore 2000 HDI e cambio EAT6. Il giudizio è stato decisamente positivo. La rubrica Impressioni vede invece come protagonista la BMW Serie 5 Touring, definita in un primo contatto brillante e reattiva. Spazio ovviamente anche al divertimento con la prova su strada della Ford Mustang e alla passione, con un approfondimento dedicato ai 90 anni di vita del marchio Volvo. Queste sono solo alcune delle anteprime di questo mese. Tanti gli altri approfondimenti, i reportage e le notizie che potrete leggere sfogliando il mensile. Eccoci di nuovo insieme per i saluti finali. Nel tempo che ci separa da qui al prossimo appuntamento, la prossima settimana saremo attivi ovviamente con tante novità sul nostro sito internet www.safe-drive.it e sui nostri canali Facebook e Twitter, tutti i canali social dedicati. Inoltre su YouTube potrete trovare tutti i video che sono andati in onda sino ad oggi e quindi rivederli, oppure all'indirizzo email info@safe-drive.it mettervi in contatto con noi. Ragazzi, per oggi è davvero tutto, buona settimana, un bacio e ci rivediamo qui tra 7 giorni esatti.